Cari amici, in realtà di questi mesi, nel mondo parallelo in cui ci obbligano a vivere, sospesi tra terrore e fame, tra voglia di libertà e repressione, ci ritroviamo succubi di norme anticostituzionali, ma anche lesive dei diritti fondamentali dell'uomo, ma soprattutto di norme illogiche e anche inutili per contenere la diffusione del virus. In questa realtà in cui viviamo da mesi, credevo di averle viste veramente tutte. E invece, oggi, questa mattina, ho visto un video che mi ha scosso profondamente. Video che vedremo insieme più avanti. Cos'è successo? Una povera signora è stata brutalmente arrestata perché non indossava la mascherina mentre passeggiava con il cane nel centro di Firenze. Ma prima di vedere insieme questo filmato raccapricciante, facciamo il punto della situazione con il nuovo DPCM. Conte ha firmato un nuovo DPCM, l'ennesimo nel giro di pochi giorni, e già questo dà la misura di come chi ci governa non abbia davvero la minima idea di che cosa fare per fare fronte a questa situazione. Un DPCM assurdo, prima di tutto perché le aziende, non è che queste aziende possono, no, adeguarsi a nuove norme a seconda di come si alzano o si svegliano la mattina Conte o Speranza. Perché sono state chiuse le palestre e le piscine dopo che solo pochi giorni fa gli era stato chiesto di mettersi a norma per poter continuare l'attività e loro lo avevano fatto mettendo mano per l'ennesima volta al portafoglio? Perché i cinema e i teatri, che comunque hanno sempre rispettato il distanziamento imposto dal Comitato Tecnico Scientifico, sono considerati luoghi pericolosi, mentre i vagoni delle metropolitane stipati all'inverosimile no? Perché un ristorante è ritenuto un posto sicuro in pausa pranzo, mentre non lo è a cena? E ancora, perché un ragazzino di terza media può sedere al banco, mentre un quattordicenne di quarta ginnasio si deve sorbire la didattica a distanza? Poi c'è una domanda che mi faccio da mesi, continuo a farmi questa domanda. Ma per quale diavolo di motivo ai nuovi DPCM non vengono allegati degli studi scientifici che supportino le misure prese? Perché evidentemente la maggior parte delle scelte prese dall'esecutivo ed imposte alla popolazione, come per esempio l'uso delle mascherine all'aperto, non sono supportate da alcuna evidenza scientifica. Che poi, tra parentesi, da quando è stato introdotto l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine all'aperto, i contagi si sono moltiplicati anziché rallentare. Questo perché? Beh, perché è evidente che le persone non si contagiano all'aria aperta, non si contagiano all'aperto, si contagiano nei luoghi chiusi, dove sostano diverse ore, come per esempio gli autobus, le metropolitane, gli uffici, le scuole, insomma in tutti quei luoghi chiusi in cui le persone stanno a stretto contatto con le altre persone per lungo tempo, anche per ore, ore ed ore. E così come è assolutamente evidente che in questo senso un ristorante che rispetta le norme è un luogo estremamente più sicuro di una metropolitana o di un autobus affollati. Poi c'è anche un'altra cosa che è evidente. Una volta che una persona viene contagiata in uno di questi luoghi al chiuso, poi andrà a casa e purtroppo contagerà tutta la sua famiglia. Infine, dal momento che ormai è chiaro che la fascia a rischio, la fascia più debole, è quella degli ultra settantenni, infatti l'età media dei decessi si è alzata ad 82 anni ed il 62,9% di questi decessi sono persone che avevano tre o più patologie. E allora, per quale motivo il governo, invece che tutelare gli anziani, rinchiude i giovani a casa? Sarebbero più utili misure per proteggere o lasciare a casa le persone più fragili, gli anziani e chi convive con varie patologie. Giovanni Toti, presidente Regione Liguria.
Per quale motivo non è stato incrementato il numero delle corse dei mezzi pubblici? Forse il governo ritiene che un autobus o una metropolitana stracolme con le persone stipate una sull'altra, uno a fianco all'altra, sia meno pericolosa di un ristorante che rispetta le norme dove i tavoli sono ben distanziati? O forse ritiene che sia più indispensabile rincorrere le persone che non indossano la mascherina all'aperto quando passeggiano? Ecco la situazione della metropolitana di Milano e di Roma. Questo è un post di Alessandro De Chirico di Forza Italia del 6 ottobre alle ore 9:10. E direi che le immagini si commentano da sole. Le persone sono stipate come delle sardine. Questo invece è un post di Matteo Salvini di questa mattina. Ed è la situazione di oggi a Roma, metro C, fermata San Giovanni. Quindi abbiamo la situazione identica a Milano e a Roma. Insomma, il governo dovrebbe concentrarsi su dei provvedimenti concreti che possano realmente fare qualcosa di concreto per, non dico fermare, ma almeno rallentare la corsa di questo virus senza possibilmente nel frattempo farci morire di fame. Dovrebbe prendere dei provvedimenti concreti invece di continuare a pensare di poter bloccare questo virus con la chiappa farfalle e nel frattempo massacrare questo paese e la sua popolazione. Massacrare, sì, massacrare, perché per quanto adesso Gualtieri, Gongola, Conte annunciano i ristori, se mai arriveranno questi ristori, a chi andranno? Alle aziende, agli imprenditori e l'indotto e i dipendenti, questi li lasceranno morire di fame? E sì, perché come fa notare l'avvocato Campanella, questo nuovo DPCM va a colpire ristoratori, bar, macellerie, ortofrutta, pescherie, panifici, camerieri, barman, cassieri, cuochi, pizzaioli, lavapiatti, security, parcheggiatori, stamperie, social media manager, grafici, videomaker, fotografi, DJ, vocalist, cartiere, addetti alle pulizie, hotellerie, organizzatori di eventi, settore spettacolo, settore musica, settore luci, allestitori, manutenzione cucine, manutenzione impianti elettrici, fornitori vari, software house, settore delivery, avvocati, commercialisti, pastifici, pasticcerie, gelaterie, mulini, fornitori di legna, ingrosso bibite, cantine vini, produttori di birre, ballerini, performer, fabbri, idraulici, tappezzieri, settore energia, corrieri, netturbini, hostess e animatori. E ancora, ma indirettamente, centri estetici, parrucchieri, negozi di abbigliamento, negozi di scarpe, negozi di cosmetici, babysitter, autisti, Uber, taxi e l'elenco potrebbe continuare. E siccome mettere alla fame intere categorie e migliaia di famiglie a questi incapaci non basta, per imporre le loro regole assurde, utilizzano le forze dell'ordine per vessare e perseguitare gli onesti cittadini. E purtroppo, tra le forze dell'ordine c'è anche chi si presta volentieri ad utilizzare la forza e la violenza perfino contro una donna. 6 pattuglie della polizia municipale per arrestare una donna perché non indossava la mascherina mentre portava a spasso il cane per il centro di Firenze. E non solo, perché dopo averla arrestata ed averle sottratto il cane, hanno abbandonato il cane sciolto in centro città, come racconta un testimone. Ora, io siccome un cane ce l'ho, anzi, di cani ne ho 2, e li porto in giro senza mascherina, perché oltretutto ho 2 cani veramente giganti, enormi, no? Per cui comunque portandoli in giro la distanza di sicurezza viene comunque rispettata, perché vi assicuro che quando vado in giro con questi cani comunque non si avvicina nessuno. Poi fortunatamente ho un parco qui vicino e comunque per arrivare al parco passo per delle vie poco frequentate dove praticamente non si incontra nessuno. Ma il punto non è questo. Il punto è che io lo dico con estrema onestà. Se una cosa del genere fosse successa a mia moglie, se avessero arrestato mia moglie e avessero lasciato il mio cane sciolto per la strada, io lo dico onestamente, senza nessun problema, io davvero non lo so come avrei reagito, perché c'è un limite a tutto e onestamente questi comportamenti sono semplicemente inaccettabili. Ma prima di ricostruire l'accaduto, vediamo il video che espone come è stata arrestata questa povera signora.
una pagliacciata. È una pagliacciata. Siamo in Italia. Sto facendo male, e sono una donna, io sono di quattro scarpe. Mi lasci, io non sono un animale, mi lasci. Mi lasci. Vergogna! E che lei è una terrorista! Vergogna! Bravi! Vergogna! 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 Per una donna tutte queste macchine! Qual è il problema? Perché non c'è la mascherina! Perché non c'è la mascherina! Perché non c'è la mascherina! Capito? Ma andate davvero dove dovete andare, capito? Questo è il mondo. Tutte ste macchine per una donna, tutte ste macchine per una donna, capito? Ricostruiamo l'accaduto. La donna camminava per strada con il suo pitbull al guinzaglio senza indossare la mascherina a Firenze, in via Pellicceria, in pieno centro storico. Ecco le parole di un testimone. Tre agenti della polizia municipale, due donne e un uomo, hanno iniziato a inseguire la signora fermandola sotto i portici perché non portava la mascherina. Secondo le testimonianze, la donna si sarebbe rifiutata di fornire documenti e generalità. A quel punto un poliziotto della municipale avrebbe iniziato a bloccare fisicamente la donna. Lei era ferma, non stava scappando e ha iniziato a lamentarsi per i modi. Non voleva che le mettessero le mani addosso. Eppure i poliziotti hanno ritenuto necessario utilizzare le maniere forti. Prima hanno afferrato la donna per un braccio, poi l'hanno bloccata stringendole un braccio attorno al collo. La scena, vista dal vivo, effettivamente faceva effetto. In fin dei conti era una donna e per quanto abbia potuto opporre resistenza, non era una minaccia né un soggetto pericoloso. Sembrava che la stessero strangolando. Avevano la loro auto e la donna ormai era stata fermata. Tutti ci aspettavamo che la facessero entrare nella vettura per poi portarla in centrale. E invece, in pochi minuti, sono arrivate sei pattuglie della municipale per far fronte alla situazione. E poco dopo è intervenuto il personale in borghese che ha messo le manette alla signora. Erano tantissimi agenti contro una sola donna. Le hanno tolto il cane prima di caricarla nell'auto con i lampeggianti e poi il pitbull è stato lasciato sciolto in mezzo alla via. Siamo stati io e un mio collega a prendere il cane al guinzaglio per non farlo scappare per il centro della città. Fortunatamente da lì a poco una ragazza, amica della figlia della signora, ha riconosciuto il cane e ha contattato l'amica che dopo qualche minuto è arrivata e lo ha riportato a casa. Cari amici, preferisco non commentare, ma voglio ribadire il solito concetto. Le forze dell'ordine non dovrebbero essere utilizzate per fare queste cose. Le forze dell'ordine dovrebbero proteggerci dai criminali. E questo accanimento che le forze dell'ordine, alcune forze dell'ordine, stanno dimostrando nei confronti dei cittadini onesti e indifesi, lo stesso comportamento non si vede mai nei confronti dei delinquenti e dei criminali. Un saluto dal vostro Matteo De Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio. Lascia la signora. Mi tolga le mani addosso! No, mi tolga le mani addosso! Siamo a dei livelli di... Signora, mi lasci stare! Siamo a dei livelli di... Intanto non tolgo la mano! Siamo a dei livelli di... Non si tolga! Anche lei!
mi lasci! Chiamate la polizia! Chiamate la polizia! Vergogna per una donna tutte
queste macchine. Qual è il problema? Perché non c'è la mascherina? Perché non c'è la mascherina? Perché non c'è la mascherina? Capito? Ma andate davvero dove dovete andare, capito? Questo è il mondo di noi. Tutte ste macchine per una donna, tutte ste macchine per una donna, capito? Qual è il problema? Qual è il problema? Si può dire nulla? Guarda qui, l'esercito ci voleva. Il cane dove l'ha messo? La divisione fate, Stai attento a quello che dice. Io non avevo paura di te. Non credevo se gara a te come mi davo. Oh. Non rompere il cazzo alla gente. Ma stai zitto! Stai zitto. Io non sono tuo fratello. Non la faccio più. Lo dico a te io perché ti mangio la terra della scala. Lascia! Vergogna! Per una donna tutte ste macchine! Qual è il problema? Perché non c'è la mascherina? Perché non c'è la mascherina? Perché non c'è la mascherina? Capito? Ma andate davvero dove dovete andare, capito? Questo è il mondo di noi! Tutte ste macchine per una donna, tutte ste macchine per una donna.